Incubo smog, 24 giorni neri, sempre peggio la qualità dell'aria a Rovigo. Su 34 giorni totali del 2020, ben 28 risultano fuori soglia per quanto concerne la concentrazione di polveri sottili nell'aria, dati che hanno una pesantissima ricaduta negativa sulla salute delle persone. Intanto entra in vigore il blocco del traffico per i veicoli commerciali Euro 4 ed arrivano le prime multe. Giovedì prossimo si valuterà se mantenere l'allerta rosso. Smog, siate responsabili, ci sono piccole azioni che ognuno di noi può mettere in atto per mitigare la situazione dello smog e delle polveri sottili. Un appello al senso civico e alla responsabilità di ognuno lanciato da Giorgio Businaro, presidente della Commissione Ambiente del Consiglio Comunale. Inoltre assicura che sono al vaglio un nuovo piano del traffico, una riorganizzazione del trasporto pubblico locale e investimenti sulla mobilità lenta. Stop ai furgoni, artigiani in crisi. I più colpiti dall'attivazione del livello rosso di allerta smog sono loro, gli artigiani, interessati in prima battuta dal divieto di circolazione dei diesel Euro 4. CNA non nasconde la preoccupazione ma neppure la speranza. Abbiamo parlato con l'amministrazione che è stata molto disponibile, ha detto Matteo Rettore, commissario dell'associazione di categoria. Ma la verità è che servono incentivi a livello nazionale e regionale. Arrivano le guardie ecologiche, pronte a giuramento le guardie ecologiche che Ecoambiente schiererà contro chi abbandona i rifiuti, una vera e propria emergenza per la città. Soddisfattissimo il presidente di Ecoambiente, Marco Trombini, abbiamo già un progetto per espandere l'attività di queste figure anche in altri comuni. Avranno la facoltà di comminare vere e proprie multe e sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti. Fantasmi cinesi a scuola. L'ULS chiede informazioni alle scuole sui bimbi cinesi che non sono regolarmente in classe, nell'ottica di prevenzione del coronavirus. Emergono in tutto il territorio polesano una decina di casi potenzialmente meritevoli di attenzione. Prosegue l'attività di vigilanza dell'azienda sanitaria. Al momento nessun caso in Polesine. Addio Mara, paese in lacrime. Un dolore e un affetto profondi, quelli che hanno portato centinaia di persone a raccogliersi in chiesa a Catiepolo per dare l'addio a Mara Zanetti, 46 anni, conosciutissima, morta di malattia sabato scorso. Un sentito abbraccio che la comunità ha voluto tributare ai familiari, come Luigino Zanetti, il padre, e lo zio Roberto Zanetti, ex sindaco del comune di Porto Tolle. Sul palco contro la mafia, la testimonianza di Rosa Balestrieri, cantante impegnata contro la mafia, arriva nelle scuole rodigine grazie a Minimi Teatri, dopo appuntamento al liceo Celio Roccati nella mattinata di sabato per parlare di mafia e di coraggio ai giovani, ripercorrendo l'affascinante parabola della cantante siciliana. Allenamento super, sessione di allenamento speciale nel pomeriggio di oggi per i bersaglieri di Coach Casellato, che si preparano alla sfida con il Valo Rugby. Hanno infatti ospitato lo staff e gli atleti della Benetton Treviso per condividere metodologie di allenamento, passione e sudore. L'esperienza è stata assolutamente positiva.